Amici sportivi, ciao a tutti. La squadra del Bari naviga in brutte acque, la classifica parla chiaro ed i tifosi contestano. A questo proposito abbiamo con noi oggi in studio una testimonianza dal vivo di un giocatore della squadra del Bari. Infatti abbiamo con noi negli studi il bomber brasiliano, uno degli stranieri del Bari, Luisito Ordigno. Buonasera Ordigno e benvenuto negli studi di Telebari. Buonasera, buonasera a tutto lo sportivo a casa. Buonasera. Grazie, grazie, grazie anche a nome degli sportivi che ci stanno seguendo in questo momento. Dunque Ordigno, noi cominciamo con una domanda che è veramente d'attualità. C'è stato questo cambio di guardia all'interno della direzione tecnica della società. Sì. A Sabemini è subentrato Boniek. Vogliamo parlare un attimo di quelli che sono i metodi di Boniek, di questo nuovo allenatore? Con molto piacere, innanzitutto Boniek è polacco e quindi diciamo c'ha la sua mentalità do pallone, do gioco, do calcio. Quindi la prima cosa, al posto do allenamento quotidiano, lui ci ha mandato a lavare vetri dei macchine e semafori. Si vede che saranno metodi tutti suoi. Ma a sempre a proposito di Boniek, avrete sicuramente fatto delle riunioni tattiche. Come avete deciso di giocare? A uomo o a zona? Senz'altro a zona. Zona classica o mista? No, per adesso a zona retrocessione. Può essere verde con l'andamento. Lo so, caro Ordigno, questo è un problema, è proprio il problema della squadra del Bari. Esageriamo perché la tristezza, e l'allegria proprio tipica brasiliana, la saudade, certo Ordigno, molto pimpante Ordigno. Dunque, ma tornando a questa situazione del Bari, io penso che la colpa, caro Ordigno, sia anche la tua, perché parliamoci chiaro, tu dall'inizio del campionato non hai segnato un gol. Ma guarda, io rifiuto questa colpa, perché la colpa è del presidente Matarrese. Del presidente Matarrese? La verità è che sul campo ci siete voi 11, Ordigno. Tutta questi 11 non hai mai segnato un gol. O problema è che Matarrese mi ha spiegato praticamente come si segna un gol. Solo che Matarrese me l'ha spiegato a parole sue. No, a parole sue. Ora, io capisco l'italiano, però l'italiano di Matarrese è molto difficile. Ma sarà che Matarrese ha studiato tanto e io non capisco. Ma trovate una soluzione, un concordato, ma tentate di entrare nella stessa sintonia. L'abbiamo trovato la soluzione. Meno male. Infatti adesso tengo due traduttori, uno che mi traduce Matarrese in italiano e l'altro che mi traduce l'italiano in portoghese, per cui da ora in poi segnerò molto gol. Certo, mi sembra una buona soluzione. Mi viene la saudade contemporaneamente la prestigio. Cerca di rimanere calmo. Piuttosto, caro Ordigno, renditi conto che è proprio il caso di trovare una soluzione per questa squadra. Anche perché tu in prima persona non puoi più deludere la tifoseria. Certo. La tifoseria che tra l'altro ti è molto attaccata. Certo che mi è molto attaccata. Anzi, io ho ricevuto una lettera proprio dai tifosi della Curva Nord. Ah, che carino, una lettera dei tifosi della Curva Nord. Hai con te questa lettera? Sì, ce l'ho portata. Vogliamo leggerla? Molto leggiamo in diretta qui a Telebari? Molto volentieri, bene, molto volentieri. Già leggo? Certo. Ah, leggo. Allora, fai a leggerla? Leggo un po' l'italiano. Beh. Perfetto. Allora, dice così praticamente. A João Paulo è stato giocatore avversario a spezzarlo di gambe. A te ci pensiamo noi se non segni. Io sono molto preoccupato. No, tu devi stare tranquillo, caro Ordigno, non ti preoccupare. Tu dici? Sì, questa è una chiara dimostrazione di affetto da parte della tifoseria barese. Del resto devo dire che tu ti sei pienamente integrato nello spirito di questa città. Dice perfettamente. Come va a Bari? Come va? Vivi bene? Molto bene, molto bene. Mi piace veramente tanto la città di Bari. Bene, entriamo nella tua sfera privata, entriamo nella tua vita personale. Volentieri. Una curiosità che sono sicuro sarà un po' di tutti gli amici in ascolto. Sì. Dove alloggi a Bari? San Paolo. Scusami Ordigno, questi problemi con l'italiano. Non dicevo dove vivevi in Brasile, dove alloggi a Bari? San Paolo. E che Quartiere San Paolo. Sì, l'idea è stata del presidente Matarrese, che praticamente si è messo nei miei panni e per non farmi sentire la tristezza di casa, la lontananza da casa, mi è scappato al quartiere San Paolo. Ho capito. E tu come vivi in questo quartiere? Ti sei integrato? Ma veramente un'esperienza straordinaria. Ci fa piacere. Sembra di essere veramente al carnevale di Rio de Janeiro. Proprio il carnevale di Rio, non direi. No, davvero, perché si spara dalla mattina alla sera, si va sopra i moto,
si corre su e giù per lo quartiere. L'altro giorno hanno messo un'autobomba di fronte alla caserma del carabinieri, una grande festa. Una sì, hanno fatto tutta una grande bailando. Festa col botto finale. È stato divertente. integrato, perché lui soffre di queste cose, lui soffre, perché lui va finta che se ne, ma non sei integrato. Ti sei integrato l'ordine? Quindi viene la tristezza e la solidarietà. Tu devi reagire, comunque a queste cose con estrema calma, hai capito Ordì? Devi reagire con estrema calma, sempre queste nevrosi che pure il tifoso ci rimane male. Stai calmo, stai molto calmo. Piuttosto, volevo chiederti se c'è stato qualcos'altro di Bari che ti ha impressionato positivamente. Oh, tante cose, ma soprattutto ultimamente ho teatro Marilon. Scusami, ma al massimo sarà il cinema Marilon e non so fino a che punto ti possa interessare. Ho teatro Marilon. Il cinema Marilon ti ha interessato? Guarda che sei di fronte a una telecamera. Molto profondamente. Vado sempre accompagnato. E con chi vai a questo teatro Marilon? Con il presidente Matarrese. Con il presidente Matarrese vai al teatro Marilon? Sempre insieme andiamo, teatro Marilon. Allora adesso abbiamo capito perché non è più energie, caro Ordigno. Ma io mi sento invece molto pieno, perché ma se tu devi giocare non puoi andare al cinema Mario, non specialmente con quelle compagnie. Ognuno decide la compagnia. Ti diamo noi un consiglio dalla redazione sportiva di Telebari. Cerca di evitare questo tipo di incontri, questo tipo di appuntamenti serali e concentrati invece piuttosto sulla squadra del Bari, che speriamo che al più presto possa risalire le vette della classifica. Ok, va bene? Allora noi ti ringraziamo, Ordigno, come vedete molto allegro, sicuramente sprezzato di gioia. Ma non detto che era allegro, Ordigno. Vabbè, molto allegro. La tristezza è la solda, è tutto un insieme. Lo fai esaurì questo a me. E prossimamente sicuramente riuscirà a dare vitalità anche alla squadra del Bari. È tutto per oggi, cari amici, alla prossima. Ordigni, calmo, calmo. Se no la prossima volta faccio dirlo sì.